Bravi i nostri amici dell'XS, bravo Max. Signori, l'intervallo con Simon. Eccolo qui. Eccomi qua, in veste ufficiale, finalmente. Ciao a tutti quanti. Bravo! Ciao a tutti quanti. Eccomi qua, finalmente, in veste ufficiale per presentarvi un piccolo esperimento. In tutte queste puntate ho sempre presentato effetti particolari, effettivamente. Però ho sempre tralasciato alcuni effetti che possono essere ancora più particolari, effettivamente, di quelli che già faccio. E sono effetti che non vi voglio anticipare nulla, adesso vi mostro. A me servirebbe l'aiuto di tutti quanti voi, ok? E specialmente di Uccio. Uccio, se vuoi aiutarmi, puoi rimanere lì seduto. Okay. Mi servirete tutti quanti voi. Come forse avete visto, io qui ho quattro miei biglietti da visita che adesso andrò a distribuire a ognuno di voi, ok? Per cui uno per te, uno per te, Elena. Grazie. Prego. E uno per te, Uccio. Grazie. Ok. Ora, voi avete in mano quelli che sono i miei biglietti da visita. E dall'altra parte, per cui girate, il biglietto da visita è ovviamente vuoto. Qui con me ho anche delle penne. E se potete prenderle, una a testa, una voi due, prendete la penna, quella che volete. Ok. Ok, quella penna serve per scrivere qualcosa sul biglietto da visita. Ora, come potete vedere, il biglietto da visita è diviso in tre parti. Questo perché dovrete andare a strappare questo biglietto da visita fra un momento. Quello che voglio che voi facciate adesso, anzi, quello che voglio che tu fai, Uccio, è che pensi a una persona per te particolarmente cara. Può essere chiunque, può essere una persona che non c'è più, può essere una persona che vivente, sta benissimo. Chiunque, veramente chiunque. Mentre quello che voglio che facciate voi è scrivere un nome qualsiasi di una persona che per voi non significa nulla, può essere anche un nome casuale, un nome qualsiasi. E siccome il biglietto da visita è grande ed è diviso in tre parti, dovete essere sicuri che il nome che voi scrivete ricopra tutto quanto lo spazio del biglietto da visita, ok? Uccio, la cosa importante per te, cioè, però, tutto è che per così? Insomma, tutto per lungo. Per lungo? Sì. Quella cosa importante per te, Uccio, è che questa persona per te deve avere un significato. La cosa importante per voi è che questa persona non deve avere alcun significato. Andiamo a vedere se, grazie anche al tuo aiuto e grazie anche all'aiuto di questo, che fungerà da pendolo per questo esperimento. Mi ricordo il povero Mosca. Esatto, esatto. Possiamo andare a fare un qualcosa di particolare. Per cui adesso scrivete il nome, voi un nome qualsiasi, potete scrivere qualsiasi cosa. Tuccio, un nome che sia per tutto lo spazio del biglietto da visita. Tuccio, un nome di una persona che per te è importante. Quindi o è stata importante. Scrivo il nome anch'io. Sì. Vai, vai. Infatti sì, era un effetto quello del pendolino famoso. Famoso pendolino di Maurizio. Esatto. Io che non sono riuscita a farlo tutto, e cosa è scritto? Precipitevoli. Scrivilo più in grande sotto, non ti preoccupare. Tutto lo spazio deve essere ricoperto. Tutto quanto è importante. Perché fra un po' dovete andare a strappare tutte le parti del biglietto da visita. Quando avete fatto, quando avete finito, mi dite. Ok. Ok? Adesso voi avete in mano il biglietto da visita, diviso in tre parti, come potete vedere. Strappate là dove si può strappare il biglietto da visita, facendo attenzione di strappare proprio il punto esatto. Qui fate piano. Così dovremo avere all'incirca 12 pezzi di carta. Strappate. L'ha fatto Romeo, sì. Dopo, quando avete finito di strappare, potete dare i vostri pezzi di carta a Uccio. Che Dio me la mandi Uccio. Buona, Uccio. Io non voglio toccarli, potrei anche toccarli, non ci sono problemi, non è un effetto di questo genere. Però vai da così, banca stasera, Uccio. Uccio, vieni qua. Eccomi. Facciamo un applauso anche a Uccio. Sì. Doppio Uccio. La penna la puoi appoggiare, non ci sono problemi. Uccio, intanto ti chiedo di mescolare questi pezzi, per quello che si può mescolare, insomma. E poi ti chiedo di disporli qui sul tavolo. In ordine puramente casuale. Sparso. Sì, in ordine sparso. Perfetto. Adesso tu tieni a questa persona.
Ma disponili in ordine, sì, sì, casuale, casuale, assolutamente. Tu tieni a questa persona, Uccio? Sì, assolutamente. Ok, perfetto. Sì. Okay. Ora, Uccio, quello che ti chiedo di fare è di mettere la tua mano sulla mia spalla e guidarmi. Tu sarai vittima, fra virgolette, del tuo inconscio, ok? Ok. Vediamo se grazie a te succede qualcosa. Io adesso dispongo questo pendolo così, in questo modo, e vediamo le reazioni che si hanno passando il pendolo. Come potete vedere, io adesso lo passo e nulla succede. Non succede nulla. Però, ah, ok, vedete che qui qualcosa di strano accade, il pendolo ha incominciato a girare, potete vedere che la mia mano è immobile, lo fermo un istante, voglio vedere se è piuttosto fermo. Vedi, Uccio? Osservi? Sì. Effettivamente il pendolo comincia a girare. Confermo. Faccio una cosa. Apro questo che è il mio orologio e inserisco questo pezzo all'interno in modo tale da caricarlo maggiormente. Come un testimone. Esatto. Andiamo a vedere se riusciamo anche a trovare... Come puoi vedere, nulla accade. Tuccio, posso chiederti la tua età? Sì. Quanti anni hai? 43. 43. Questa persona a cui tu stai pensando è una persona più anziana di te o più giovane? Più anziana. Più anziana. Immaginavo. Ok, puoi vedere benissimo che anche in questo pezzo qualcosa succede, per cui io mi permetto di spostarlo e di tenerlo qua. Ok. Puoi rimettere la mia mano sopra? Sì. Uccio, la persona a cui tu stai pensando è una persona anziana, abbiamo detto. Può essere che sia una donna? Sì. È una donna? Sì. E può essere che questa donna sia... Io a volte non riesco a spiegare ciò che faccio. Può essere che questa persona sia una tua parente? Sì, assolutamente. Ok, perfetto. Cominciamo il secondo tempo. Uccio, stai pensando... Ecco, qui possiamo vedere che qualcosa sta accadendo un'altra volta. Uccio, tu stai pensando a... Quindi abbiamo preso tre pezzi. Tu, Uccio, stai pensando a una donna, giusto? Può essere che tu stia pensando a tua madre? Sì. Uccio, puoi confermare che noi non ci siamo assolutamente messi d'accordo? No, assolutamente. Io non so nulla. In maniera più assoluta. Uccio, il nome di tua madre incomincia, può essere con una A o una M, con una A, può essere? Sì, ok, puoi confermare che io non posso sapere queste informazioni, Uccio? Assolutamente. Puoi confermarlo? No, assolutamente. Non andrò nel tuo privato, però penso di aver capito qualcosa dai tuoi feedback. Però lo tengo per noi. Può essere che questa persona, Uccio, si chiami qualcosa come Anna Maria? Sì. Giusto? Assolutamente sì. Io potevo assolutamente saperlo, Uccio. No. Andiamo, vieni a vedere, vieni a vedere. Giriamo tutti questi pezzi, Uccio. Giriamo tutti questi pezzi. Qui c'è una A. Qui abbiamo due pezzi. I pezzi che grazie a te io ho sentito, ho captato con il pendolo. Puoi tenere e mostrare alla telecamera questo. Qui c'è scritto Ann. Qui c'è scritto il resto. E qui l'ultimo pezzo. Anna Maria. Bravo, Simon! Simon, complimenti! Bravo, bravissimo! Complimenti! Bravo, Simon!